Ciao a tutti ragazzi, sono ZenzeG, oggi sono tornato qua con un nuovo video qua sul mio canale. Ragazzi, oggi siamo tornati qua con il reagisco ai vostri setup di Fortnite. E non solo, perché comunque giocate, studiate, fate tantissime altre cose, il vostro setup. E prima di cominciare con il video ragazzi, arriviamo a 10.000 mi piace se volete vedere ragazzi il video completo della mia postazione qua a Milano. E se dovessimo arrivare a 10.000 mi piace ragazzi, farò il video del mio setup esattamente il 12 febbraio, perché comunque il 10 ragazzi devo tornare a Ravenna, devo prendere dei quadri, cose del genere. E mi raccomando, controllate le iscritte, perché molti di voi ragazzi guardano i miei video ma non sono iscritti al canale. Iscriviti. E come sempre, codice creatore ZNSG. E vi ricordo che ogni giorno aggiungo sempre una nuova persona nella mia lista amici. E il ragazzo che andremo ad aggiungere oggi è Kronos Kraxel. Penso di aver pronunciato bene, quindi 3, 2, 1. Richiesta inviata. Se tu vuoi salvarsi, mi raccomando, codice creatore ZNSG. Partiamo. Ed eccoci qui ragazzi su Instagram. Sì, su Instagram, perché questa serie qua ragazzi la faccio su Instagram. Quindi se non l'hai fatto seguimi. Detto ciò ragazzi, qua c'ho tutti i vostri messaggi appunto con le vostre postazioni. Pertanto ragazzi, adesso andremo appunto a vedere tutte le vostre postazioni. E poi qui sotto nei commenti fatemi sapere qual è la vostra preferita, io lo dirò a fine video. E il primo ragazzi che andiamo a vedere è di Mike Monge, che fa: fra poco mi prendo un altro monitor. In tutto il setup costa sui 1200, fra poco 1400 per un altro monitor. Ok, vediamo ragazzi il suo setup. Allora Zen, questo è il mio setup. Qua c'è il PC da migliore. Ok, qua monitor HP che devo cambiare, sul mio tappeto, la mia tastiera e il mio mouse. Ho visto un mouse con dei buchi. Quel mouse lì dovrebbe essere molto leggero. E vabbè, ovviamente il codice creatore ZNSG che non può mai mancare. Lasciamoli subito mi piace. Questo qua era il primo setup di oggi, che comunque poi ha skippato subito. Sì, eh sì, poi ha skippato subito. Prossimo setup di oggi. Diamo il volume. Ok, non parla, però fa vedere. Ok ragazzi, tastiera in verticale, l'Apex Pro, il G Pro Wireless. Ottima scelta. D'altronde è lo stesso mouse che utilizzo pure io, quindi comunque ottimo mouse, ottima tastiera. C'ha le mie stesse periferiche. E comunque il monitor penso che sia un 240 Hz. Non vorrei dire una cagata. Infatti sì, sì sì, è un 240 Hz dell'Alienware, se non mi sbaglio. E questo qui ragazzi c'è una postazione incredibile. Incredibile. Lasciamoli mi piace. Clappiu. Prossimo setup ragazzi, tastiera Razer ornata croma. Ok, questa tastiera qua ragazzi è la prima volta in assoluto che la vedo. Mouse Logitech G502 Hero. Ok, questo qua è il suo mouse ragazzi, che tra l'altro è pure il mouse con il quale ho iniziato a giocare pure io su Fortnite. Doppio monitor per il ragazzo. C'ha un Omen 144 Hz e un HP 60 Hz, che comunque si vedono così. Tra l'altro ovviamente c'è la webcam per appunto le video lezioni, ovviamente, perché ormai tutti stanno facendo le video lezioni. Cuffie Razer Kraken, che sono comunque cuffie ottime, quasi tutte hanno queste cuffie qua. E le caratteristiche ragazzi sono RTX 3070 i 9 10 1900 K. Codice nello shop giornaliero ZNSG. Ovviamente clap for you, mettiamo un piace. Tra l'altro questo ragazzo qua c'ha un PC veramente incredibile, 3070 i 9 10 1000. Cioè c'ha il PC migliore del mio, incredibile. Prossimo setup con questo ragazzo qua che si chiama O puntino O e basta. Vabbè la Zeno, visto l'ultima storia, dato che oggi ho cambiato scrivania, volevo farti vedere la mia postazione, spero ti piaccia. Per il resto delle periferiche e i componenti del PC sono gli stessi, continua così, bella. Un saluto dal ragazzo con le macro. È il ragazzo con le macro lui. No way, no way. Vediamo. Ok, triplo edit. Ok, questa qui è una clip bella, però è una clip normale. Ok, vediamo se il setup, se ha fatto un video. No, solo delle foto. Ok, foto molto semplice. Allora, il mouse, anche questo deve essere un mouse wireless. Cioè, c'è il cavo, ok, wireless. Un mouse leggero, volevo dire, light, un mouse leggero. La tastiera, sinceramente, non la riconosco. Il PC comunque sembra che abbia una scheda video veramente buona. Non so quale sia, non l'ha scritto? No, non l'ha scritto. E vediamo la foto al buio. Al buio la postazione è veramente molto molto bella. Mettiamoli mi piace e lasciamoli una bomba. Mattia Tonin, vediamo il video di questo ragazzo qua. Bella Zane, questa è la postazione. Bello. Ok. Ah, il pad, è un paddino. Cacciolo, playo. 4 Hz. Buono. Buono. La sera Hawke, che devo cambiare in una Razer Huntsman. Giusto e così. Logitech G502, cuffia HyperX. Ryzen 7 3700X, 2080 Super. 16 giga di RAM e basta, il resto è solito. Non ha parlato del pad che si trova sopra il PC. Spero che non lo usi. No, sto scherzando, sto scherzando. Allora, che dire, postazione molto tranquilla. Sì, la tastiera comunque non è il massimo, per il resto è una postazione ottima. Tra l'altro il PC 2080 Super, un bel PC. Poldo 112, vediamo il suo video ragazzi, che è sempre lui, ho sbagliato. Alessandro, prossima postazione. Ah ok, ha mandato solo una foto. E allora, vediamo un PC molto RGB, anche troppo oserei dire. Mouse G Pro Wireless, mi sa di sì. La tastiera non è un Apex Pro, ma non so. Ah no, mi sa che era quello dei Fanatic. Sì ragazzi, la tastiera dei Fanatic. Sì, la tastiera dei Fanatic. Monitor 144 Hz, il tappetino molto buono. Questa qua è la postazione di Alessandro. Eric 17, vediamo se ha fatto il video. Bella Zane. Bella. Questa è la mia postazione. Che tra l'altro mi stava guardando in live. No, ho staccato. Mi stava guardando mentre ero in live su Twitch. Vediamo. Ok. Ho un PC con una 1660 e un Ryzen 5 3600. Ok, ho un non Ryzer intendo. Viper Mini. Oh, quello sì che è un bel mouse. Quello è un buon mouse. Ho e l'Apex un Pro. Tappetino, ah, no,
600 per 400. Poi ho una tastiera della Napet da cambiare, semimeccanica. Oddio, bel su- oddio, che suono! Ci sta comunque, anche se devo cambiarla. Eh sì, è bella. Un microfono sull'asta, una Neuer 800. Poi il monitor è 75 Hz. 75 Hz? È la prima volta che sento un monitor 75 Hz. Zane, questa è la mia postazione. Ci sta. Non me ne intendo personalmente dei processori AMD, però comunque penso che sia un PC buono. Sì, l'unica cosa è la tastiera che non mi piace. Per il resto comunque postazione è veramente ottima. Ovviamente anche il monitor deve migliorarlo, però per il resto comunque ci sta. Davide Elefante, vediamo lui. Il tappetino Titanwolf. Prima volta che lo vedo. Cuffie delle cinesi. Sì. Ok. Microfono della Tonor. È quello un buon microfono. Sedia da gaming classica blu, ci sta, molto bella. PC portatile, io gioco da portatile. Gioca col portatile collegandolo al PC. Cioè, in che senso? Volevo dire collegato al monitor. A tutto questo. Cioè, c'ha due monitor collegati al portatile. Ma che portatile è? Un portatile della NASA? Non faccio troppo FPS, però quel che serve. Ah beh, ci sto. Bella Zane. Bella Davide. Ma c'aveva la tastiera wireless o sbaglio? Aspetta. Ma c'è la tastiera wireless, oddio, incredibile. Prossima posizione di questo ragazzo qua, che mi ha inviato solo una foto frontale. E vediamo un monitor, penso 240 Hz. Non mi ha inviato le carte schede del PC. Mouse, oddio, non lo riconosco, e la tastiera neanche. Solo le cuffie le riconosco perché sono della Logitech, perché hanno il coperchietto blu, però non riconosco le altre cose. Musi. Allora, questa qua è la posizione di Musi. Tra l'altro c'ha la tastiera messa in verticale esattamente come me. Poi c'ha un mouse che non si vede, ma penso che sia mouse della Logitech, perché solo i mouse della Logitech hanno il loghetto lì in quella zona lì. Esatto, G402, che è il mouse di Mongrel. E questa qua è la postazione, poi è scritto tastiera Felicon Ajax AK33, switch blu, PC con Ryzen 5 AMD 11, monitor 75 Hz, un millisecondo. È già il secondo ragazzo che c'ha il monitor 75 Hz. È la prima volta che li sento in vita mia. Io prima del 240, ragazzi, non ho mai avuto un suo monitor sopra i 60. La webcam non sa il nome, tappetino Logitech, sotto un altro tappetino per la tastiera. Ci sto. Ed ecco il buon Danko, ragazzi, con il suo video. Tra l'altro mi ha inviato il suo TikTok. Vai, vediamo la posizione di Danko, ragazzi. Che tra l'altro lui è un giocatore da mobile nel team 11M, ragazzi. Vediamo la sua posizione, ok? Sfondo con il leone. Bella quella luce. Bella, bella, ok? Giriamo il telefono. Oh, la testa dobbiamo decidere noi. Vabbè, solo così. Ok, mi ha inviato anche il video. Eccolo con l'audio, il buon Danko. Con la mia scrivania. Dell'IKEA pagata 159. Con cuffie delle Logitech costosa. Pro pagate 90 euro. Quelle cuffie sono molto buone. Pro TKL presa 178 euro. Quanto? 78 o 178? 178 euro. Quanto? 178 euro. Pers pagato 178 euro. Ah, oddio, pensavo 78. Pensavo, dov'è che ha trovato questo affare? Un Rival 650 wireless Series a 90 euro. Un tappetino della UK ha preso 15 euro. Il mouse è molto buono e il tappetino in realtà è anche buono, perché tanto alla fine i tappetini basta che ci scivoli il mouse. Non è che serva un tappetino col vetro. Tanto i tappetini sono poi tutti uguali. Il monitor utilizzo un... Oddio, ma è un curvo. 178 euro. Pers pagato 220 euro. Ok. Poi vabbè, la webcam ha pagato 50 euro. Un LED ring, un JBL Xtreme per ascoltare la musica. Ci sta. Ho una lampada di sale. Poi c'è l'appoggio braccio di Sis. Poi ho dei LED nella Belli LED, belli, belli, belli. E come PC lo utilizzo soprattutto per la scuola. Più avanti lo migliorerò. Ho un i5-8000, una 1050 Ti e 16 GB di RAM. Alla faccia del PC che utilizza per la scuola il buon Danko. Pensate, no, ci sta, posizione molto figa. Ok, il prossimo ragazzi è Alfonso, che c'ha, oddio, vediamo se sta parlando. No, non sta parlando, comunque c'ha una sedia da gaming rossa nera molto bella. Penso che quello lì sia un monitor 60 Hz, personalmente. Cuffie dell'HP, mouse Logitech G305, ed è un mouse veramente incredibile per la qualità prezzo. Costa veramente pochissimo, ma è veramente incredibile. Se ragazzi appunto volete quel mouse, ve lo lascio qui sotto in descrizione, perché è veramente ottimo, costa poco ma è incredibile. Prossima postazione di Giuso e cosa sto vedendo? Due monitor con lo sfondo Fanatic e non si vede il resto, però comunque c'è scritto componenti RX 580 RT 2600X, 8 GB di RAM, primo monitor 144 Hz, tastiera AK33, mouse G402. Prossimo video vediamo questo ragazzo qua. No, mi ha inviato solo una foto, che dalla foto cos'è che possiamo vedere? Che c'ha un mouse incredibilmente troppo RPG, poi c'ha un'arma lì che si chiama controller. Sfondo, tra l'altro, l'ho appena visto adesso del desktop di The 100, una delle mie serie preferite, tra l'altro. E ok, il monitor è molto RGB e tutto, però non si sanno i componenti, non li ha scritti. Poto, vediamo la sua postazione, ragazzi. Lui gioca da Xbox Series S. Questa qua è la sua postazione classica, postazione da ragazzo che appunto gioca da console. Prossimo ragazzo, Olti, e c'ha questa postazione qua con una sedia da gaming blu nera, carina. Logitech G703, se non mi sbaglio. Tastiera, non lo so. E monitor curvo, penso della Samsung. Vediamo, penso che abbia scritto le cose. Sì, esatto. Mouse Logitech, ah no, Logitech G4.
803, scusate, non 703. Cuffie Trust e poi vabbè, comunque ha scritto i prezzi. Prossima posizione di oggi, ragazzi, di Matteo con RTX 2060, i 710716 GB di RAM, SSD da un tera dissipatore d'aria, case high-tech. E poi ho la PS4 e basta. Come basta, c'hai un sacco di roba. Vediamo comunque, ragazzi, la postazione c'ha. Oddio, no. Ok, ok, magari il tappetino è da cambiare, perché non so come fai a giocare con quel tappetino. Perché io, ragazzi, con la mia Sense devo muovermi un sacco il braccio. Sembra un pizzaiolo ogni volta che gioco, sono lì tipo. Io personalmente non riuscirei a giocare con quel tappetino. Però tu fammi sapere come fai. Oppure sei anche tu da pad. Invece no, mi sai che sei da pad. Ecco come fai. Semplice. Scoperto all'account segreto. E noi, ragazzi, spero che questo video qua vi sia piaciuto. Come sempre, ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Cerchiamo di arrivare oggi a 10.000 mi piace. Se volete che il 12 febbraio carichi appunto il video della mia postazione qua a Milano, completa con i quadri, con tutte le cose che devo ancora mettere. E anche qua davanti, perché qua davanti devo ancora sistemare un pochettino di cose. Però il 12 febbraio, che appunto torno alla vendita, prendo due tre cose, torno, faccio il video della mia postazione completa qua a Milano. E non dimenticatevi, come al solito, di iscrivervi tutti quanti al canale. Codice ZenzG, sempre nel cuore. Da ZenzG è tutto.